Ciao a tutti, questa è una lezione tratta dal mio corso di ritratto alla prima ed è un piccolo omaggio che metto qui su YouTube per farvi vedere qual è il tipo di approccio che usiamo in questo corso. Non si tratta infatti di un corso di copia da fotografia, cioè di copia pedissequosa della fotografia stessa, dell'immagine, quindi utilizzando sistemi diciamo di iperattenzione, ma tutt'altro. È un lavoro che parte dal generale per arrivare poi al dettaglio. È quindi un approccio diverso e che si basa fondamentalmente sullo stesso sistema che si utilizza per la pittura dal vero. Questo ci permette di avere un ritratto fresco e morbido e non qualcosa di, diciamo, impagliato, no? Cioè che è rigido, che quindi assomiglia appunto a una fotografia. Godetevi questi 5 minuti di lezione. Iniziate a capire qual è il sistema da utilizzare per mettere sulla tela un volto in un modo fresco e morbido e che può sembrare naturale. Vediamo come fare. Come abbiamo detto, in questa fase lavoreremo con la fotografia accanto al nostro blocco da disegno o alla nostra tela da pittura. Questo tipo di lavoro ha un'antica tradizione. Sembra che lo usassero anche John Singer Sargent e Sorolla. Si tratta di mettere il soggetto alla stessa altezza del blocco. Più alto lo mettiamo il soggetto, cioè più che il soggetto sta all'altezza dei nostri occhi, più sarà facile per il nostro sguardo identificare il soggetto sul foglio o sulla tela. Chiaramente questo comporta un continuo movimento per vedere la grandezza del foglio, cioè si tratta fondamentalmente di andare avanti e indietro nella stanza per percepire l'uguaglianza o la differenza tra il soggetto e il nostro lavoro. È molto facile, come vedete, riportare le linee orizzontali, le proporzioni, perché stanno esattamente alla stessa altezza. Quando ci distanziamo, l'occhio percepisce perfettamente quali sono le differenze. E chiaramente, quando poi ci avviciniamo per correggere, modificheremo quella parte di disegno che abbiamo memorizzato nella nostra memoria visiva. Potrà essere di più, potrà essere di meno, questo dipende dalle proprie capacità e soprattutto dal proprio allenamento. Questo lavoro funziona bene per le misure, ma funziona bene anche per le ombre. Possiamo realizzare questo tipo di esercizio con qualsiasi cosa, sia con un manichino, ma anche con oggetti veri, ad esempio un vaso o una composizione di frutta. Potete applicare anche questo metodo alla pittura alla prima di Nature Morte, funziona perfettamente ed è molto facile dal punto di vista delle proporzioni. E lo impariamo ora perché ha un senso impararlo in questa fase, perché è un metodo che facilita molto il lavoro ed è quindi più adatto a figure complesse come quella del volto. Parlo poi di figure complesse a livello iniziale, perché poi una volta che abbiamo capito come funziona, non sono poi così più difficili delle altre. Sul ritratto da fotografia dà chiaramente delle immediati riscontri, è molto facile percepire soprattutto le inclinazioni, diventa evidente un errore o meno e quindi possiamo correggere facilmente il nostro lavoro sul blocco andando a riscontrare le differenze di inclinazione secondo il metodo che abbiamo imparato sulla questione degli angoli nella prospettiva a vista. Fate questo esercizio più e più volte con oggetti in maniera tale da facilitare poi il vostro lavoro quando andrete a lavorare da fotografia, quindi vasi, frutta, bottiglie e tutto quello che vi capita sotto mano. Non scordarti di mettere un like a questo video e di iscriverti al nostro canale, così rimarrai sempre informato su tutte le nostre attività.